Buongiorno a tutti. Oggi pomeriggio abbiamo il piacere di avere due assessori, due presidenti municipali, Cristina Maltese del dodicesimo e Emiliano Sciascia. Emiliano Sciascia del quarto municipio. Quindi parleremo soprattutto dei problemi di questi due municipi. Il dodicesimo è un municipio abbastanza strategico perché ospita la tradizionale Porta Portese, il mercato delle pulci di Roma. Ormai da quanto tempo c'è Porta Portese? Penso 60 anni, Da 60 anni. 70, cioè da Mentre sempre. il quarto municipio ha nel suo territorio delle zone dove la sicurezza stradale è una questione un poco delicata. In più cade nel quarto municipio tutta l'area della Cervelletta, dove noi abbiamo fatto un servizio apposito perché c'è un esproprio di 9 famiglie per un terreno conteso tra abitazione e agricoltura. Allora, la prima cosa volevo chiedere appunto, Porta Portese, cosa sta succedendo in quelle aree? Anche perché noi poi siamo anche venuti con una troupe e ci è stato segnalato da un gruppo di cittadini che ci sono delle piazze, soprattutto una piazza adiacente a via Ettore Rolli, che era molto buia, gli abitanti del luogo avevano paura di attraversarla. E a questo punto là si devono fare determinati interventi, tant'è vero lei qualche giorno fa con noi ha incontrato una piccola delegazione appunto degli abitanti della zona che gli ha espresso tutti i vari problemi. Partendo da questo discorso, che cosa poi è stato deciso? Quali accordi sono venuti fuori da questo colloquio con i cittadini? Allora, intanto premetto che, come molti ormai telespettatori sanno, affezionati a questa trasmissione, Porta Portese è uno degli argomenti, insomma, importanti che noi sempre trattiamo. Io ho il piacere di essere spesso invitata da questa stazione televisiva e quindi abbiamo spesso affrontato la questione di Porta Portese. E quindi torno a raccontare quello che ci siamo detti altre volte, cioè Porta Portese in questo momento sta finendo un programma di riqualificazione esteso che riguarda tutto il quartiere di Porta Portese, nel senso dal viale Trastevere fino a Via Portuense, un intervento che si chiama Plus, quindi sono soldi europei, che ha interessato le strade per 6 milioni di euro. Gli abitanti lo sanno, abbiamo rifatto strade anche come dire, molto ammalorate, quindi non solo Via Portuense, è rivista la viabilità di Largo Toia, Castel Bolognese, Panfilo Castaldi, Via Bargoni, che finalmente abbiamo capito che quelle strutture poste al centro che ponevano un dislivello della strada erano in realtà dei tombini rialzati per una idea che la strada arrivasse al livello del terrapieno della scuola, Noi un'idea pensavamo che erano post strutture bellica. No, storiche. assolutamente, dentro erano volgarissimi tombini. Quindi finalmente, insomma, abbiamo fatto questa azione di mettere un po' in chiaro le cose. E 6 milioni, sapendo insomma quanta penuria, cioè per farvi il senso, io sulla riqualificazione delle strade ho 800.000 euro su tutte le strade direi Porta Portese, ma insomma da tutto il municipio fino a Maccarese sono 800.000 euro, quindi capite quanto 6 milioni di euro siano stati un intervento massiccio, forse il più grande intervento di riqualificazione stradale, di viabilità mai eseguito, quindi marciapiedi, strade, viabilità, segnaletica, i semafori intelligenti su Viale Trastevere, quindi un'azione molto, molto importante. Cosa sono rimaste fuori dal plus che è stato deciso? Il programma nella precedente giunta è che noi abbiamo riassestato un pochino in base alle esigenze che abbiamo considerato prioritarie. Sono rimaste di fatto due aree. Una è la piazza Flavio Biondi, che sarebbe quella per capirci della stazione Trastevere, e quella è stata un'occasione persa, che adesso però vi dico come abbiamo ripreso col giubileo, diciamo. E quella che è Ettore Rolli, perché a tutti sembra una piazza, ma in realtà ancora nominalmente una piazza non lo è. Quindi poi Questa che vediamo, i sì. telespettatori Sì, vedono pur essendo nell'immagine. vasta, in realtà è Ettore Rolli, quella Non è si una chiama, piazza. non è piazza dal punto di vista proprio della topografia. Quindi, anzi, su questo c'è una proposta dei cittadini raccolta dal municipio di nomare quel posto e di farlo diventare piazza. Quindi, questo sarà il suggello dell'opera di riqualificazione.
Visto che sono state fuori queste due piazze importanti, perché una è la stazione Trastevere, che è la porta della città da Fiumicino, e voglio dire, nel Giubileo ci saranno fiumi che si riverseranno su quella piazza, e in quelle condizioni di trasandatezza, problemi di sicurezza, il presidio messo lì è insufficiente a governare la situazione che c'è la sera. Lì abbiamo chiesto a Pucci, all'assessore Pucci, al sindaco e all'assessore Gabrielli, negli incontri che abbiamo avuto in municipio, di inserirlo nel piano del Giubileo, proprio perché si tratta della stazione, che è una delle porte d'accesso dall'aeroporto a Roma, e quindi lì sarà oggetto a breve, perché il Giubileo, insomma, i lavori si Appunto ce la decidono faremo adesso. perché Beh, questo, come dire, non non è nelle dipende nostre certo mani, dal però mi pare che il municipio. governo abbia dato delle, diciamo così, come dire, delle procedure un po' speciali per arrivare in tempo a preparare Roma a questo evento. Un'altra è questa. Ora, abbiamo parlato altre volte anche qui, ma insomma mi è capitato di fare altre dichiarazioni sul famoso milione di euro investimenti che in questo bilancio è stato dato a ogni municipio. Ecco, io ho pensato, fra i tanti interventi di piazzetta, rie verdi e strade che voglio fare con questo milione di euro, abbiamo pensato anche di riqualificare proprio quell'ambito di Ettore Rolli, quella piazza, cercando di risistemare la parte alberata, la pavimentazione, metteremo delle panchine nuove, non, come dire, così disastrate come sono, cercheremo insomma di dargli la dignità di un luogo, cambieremo il parchetto giochi, perché così è un pollaio, non è un parchetto giochi, Un po' perché io, mio piccolo. figlio, ecco, appunto lì non ce lo manderei a giocare, cioè, nel senso sì, per carità, è un parco giochi, però è molto piccolo, recintato, vicino al semaforo, lì ci sono le macchine che si Dicevano fermano. che quell'area, che in realtà sentivo da alcuni cittadini dire che quel parcheggio giochi doveva essere più grande, ma dopo era andato in concorrenza Sì, con. esattamente, col mercato. E ci veniamo, ci vengo adesso a questo. Ma perché possiamo adesso pensare di utilizzare questi soldi che sono stati dati al municipio e quindi che il municipio ha deciso di mettere lì attraverso un progetto che è partecipato con i cittadini, perché il comitato di quartiere ha dato dei suggerimenti al municipio su come gli piacerebbe che fosse riorganizzata la piazza, e noi le abbiamo recepite. Ma l'abbiamo potute recepire, cosa che in passato non era stato possibile, perché questo progetto di riqualificazione comprende anche la sistemazione del mercato. E Ecco. quindi nell'ambito della sistemazione del mercato domenicale, come diceva lei, importantissimo perché è un'importante attrazione della città, noi abbiamo chiesto che le bancarelle che sono su quel tratto, su quella piazza appunto, venissero invece dislocate in modo da poter lasciare la piazza libera durante la domenica per poter essere usufruita dai cittadini in modo libero, cosa che attualmente non succede perché è invasa dalle bancarelle. Questo vuol dire che il progetto Plus prevede un ridisegno del mercato, con una riorganizzazione dei posti, dei posteggi degli operatori, in modo da poter, come dire, rendere più piacevole il mercato stesso, più ordinato. Quindi ci saranno una sorta di identità visiva che dovranno avere tutti i banchi, che so essere 3x4, avere quell'ombrellone lì, sistemare meglio la parte della gestione dei rifiuti che producono i banchi, quindi un regolamento del mercato. Quindi c'è questa opera anche di riqualificazione per i quali il progetto europeo ha dato dei soldi all'amministrazione e sul quale Io però stiamo su Porta Portese, lavorando. siccome è una questione abbastanza spinosa e complessa, ci ritornerete Sì, un po'. volentieri, molto volentieri. Adesso prendo la telefonata e poi ricontinuiamo a parlare. Buongiorno. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera, buongiorno a tutti. Pronto? Sì, la sentiamo, ci dica. Buonasera a tutti. Volevo saluto a tutti voi, a tutte le donne dell'organizzazione. Volevo parlare un attimino con la presidente dell'ottavo municipio, Il Silvia dodicesimo. Fabiola. Sì. Sì, giusto, dodicesimo, va bene. Dottoressa, io la pregavo di ricordarsi che tra l'altro dei lavori della potatura degli alberi di via Tonnolimpia, perché tra l'altro ieri sera è caduto un Sì, albero, come lei ne sempre saprà, parliamo. e ha accidentato quattro macchine, e in più via Ozzano, siamo pieni di rami degli alberi dentro casa, dottoressa. Nei soldi che ha ricevuto dal sindaco, guardi di fare potare gli alberi in questione,
Perché una volta gli telefonai e mi disse che non c'erano soldi per fare l'elettricità. Va bene, il problema era sugli alberi o Sugli anche alberi. qualcos'altro da dire? Perché sugli alberi adesso ci risponderà il presidente. Presidente, e guardi, anche le strisce pedonali, Le alla strisce fine per... davanti al suo di via Ozanam, e l'ingresso di via della Villa Panfili, sono cancellate. Però le più importanti, perché può succedere, i nonni portano le Va bambine dentro la villa, c'è il presidente. bene, E allora il adesso ci... problema più importante, però la prego, dottoressa, sono gli alberi che entrano dentro casa. Ne parliamo. Va bene, adesso ci Grazie. parleremo degli alberi, risponderà sia sugli alberi che queste strisce pedonali. Allora, gli alberi. Ieri sera è successo un nuovo fatto, perché guardate a Monteverde, lo scorso aprile, fine marzo, primi di aprile, proprio a ridosso di Pasqua, sono successi in 20 giorni due crolli di olmi a Viale 420. Io emisi un'ordinanza di chiusura della strada e 52 olmi furono giudicati a pericolo di crollo e, come si dice, tagliato il tronco, capitozzato e messo in sicurezza. 52. In quell'occasione lo stesso direttore, insomma lo stesso responsabile di zona dell'ufficio giardini, mise in evidenza il fatto che altri alberi, olmi, avevano la stessa età di quelli di 420 ed erano a via Donna Olimpia e a via Ozanam, e che quindi la stessa operazione di monitoraggio e di messa in sicurezza doveva essere operato alquanto celermente anche in queste due strade. Io questa mattina, devo dire, ho avuto una conversazione molto franca con l'assessore Stella Marino, col direttore dell'ufficio Giardini, insomma, dicendo proprio che un ritardo rispetto a quelle che erano le richieste di un monitoraggio, di fatto ha ancora una volta, come dire, siamo stati fortunati perché un albero di 24 metri è crollato sulla strada e grazie a Dio, voglio dire, ha preso soltanto macchine e non persone. Questo non può succedere, perché prima di tutto viene l'incolumità dei cittadini. Io sono molto arrabbiata su questo punto perché, come dire, era una cronaca annunciata, di una caduta ulteriore Purtroppo questo è un annunciata. altro esempio dove il municipio ha un potere limitato, No, non è è afono, inesistente, è permettetemi afono. di dire che è afono. Ora, in questo momento, a via Donna Olimpia, ho avuto modo di parlare col dottor Mori, ma con la Stella Marino, l'assessora stamattina, ma il dottor Mori proprio prima di venire qui, perché avevo immaginato, insomma, anche telefonate giustissime, anzi io ricevo forza anche dai cittadini quando succedono queste cose, in modo per poter operare il giusto, come dire, messa in evidenza di quelle che sono le priorità. Ecco, il monitoraggio degli alberi giunti quasi a fine vita, io ho una situazione altrettanto delicata, a via Virginia Agnelli, dove sono caduti già qualche mese fa due pini di questi enormi adulti, quindi una situazione dove c'è un transito di automobili molto, molto elevato, esatto. Io non posso più aspettare, devo dire che è arrivata una squadra, in questo momento sta lavorando a Via Donna Olimpia, lo dico insomma spettatore, ma approfitto per dirlo a tutti gli abitanti, in questo momento sta operando una squadra con dei esperti, con dei macchinari che controlleranno come hanno fatto in Viale 420, radice per radice, albero per albero, no? Apparato radicale per apparato radicale, lo stato di salute di quegli alberi, che io ritengo che siamo nelle stesse situazioni di Viale Ma, 420. giusto una domandina, ma secondo lei se questo servizio dipendesse direttamente, adesso rispondo, se questo servizio dipendesse direttamente dal municipio Ma io mi funzionerebbe più auspico veloce? che questo succeda. Ok. Io capisco, guardate, io su questo io l'ho detto anche all'assessore Sabella, col quale ho la mia stima proprio incondizionata. Però c'è un tema, noi dobbiamo coniugare trasparenza ed efficienza. La trasparenza è un diritto, è una condizione essenziale del buon governo, ma c'è anche un altro elemento che è l'efficienza. Dobbiamo trovare il modo di coniugare questi due aspetti che sono fondamentali per governare una città come Roma. E io ritengo che una città come Roma, dal Campidoglio, sia ingovernabile senza un decentramento spinto Decentramento di del quelle potere. che sono proprio le necessità sui territori. Perché io che questa situazione c'è, lo so da 6 mesi. Se avessi avuto la possibilità di avere come dire, una squadra, io l'avrei già fatto. È chiaro che Stella Marino deve pensare a tutta Roma, giustamente come mi ha detto stamattina, è tutta Roma così, capisco. Allora, capisco la trasparenza delle gare, capisco che la gara del monitoraggio è quasi giunta alla fine,
Ma questi monitoraggi noi dobbiamo farli prima che arrivino le il tempeste morto, invernali e soprattutto il soprattutto il morto, morto, perché il io dico sempre, cioè, i miei nonni lassù che mi hanno messo una mano sulla testa e non mi hanno, come dire, e hanno evitato per ben 3 volte una tragedia, perché un olmo di 24 metri caduto in mezzo Cristoforo alla Colombo è strada, cioè, è successo. un miracolo, no? 3 volte un miracolo, speriamo, come dire, di non sperare nel quarto, poi andiamo a Lourdes, no? Io Certo. vorrei bene andare presidente a Luana. A Lourdes, dice, se mi Ma piano le... più che altro, innanzitutto ti voglio ringraziare sia te che il presidente del quarto municipio per questa vostra presenza, perché noi parleremo di Monteverde. Sollecitato dalla gente, ma parleremo anche del quarto municipio Sì. dove c'è una situazione abbastanza pesante. Il presidente ce la fa, ce la mette tutta. Ci proviamo. Sì, con i poteri che ha, però, ecco, rispondo anche alla presidente dell'ottavo municipio, che è avvocato, capito? Quindi si riesce a difendere. Pensavo Poi capisco che anche perché sono molto d'accordo con Sabella. Perché lei è avvocato, Sabella è stavo cazzando. No, che magistrato. c'entra No, va bene, una battuta che ti faccio quello? io sempre, no? Però il discorso è questo, i poteri, perché tu stai scoprendo l'acquasanta proprio, per il semplice fatto, finché non viene attuato il decentramento dei poteri, io, ma lo sto spiegando per la gente, non per te o per il presidente del quarto municipio, perché i cittadini che telefonano debbono conoscere i poteri che non Esatto. avete. Avete capito? Perché tutti parlano del decentramento da 50 anni, io ormai ho superato i 18 anni, però nessuno dà i poteri ai municipi. E quindi fino a che i municipi non hanno i poteri decentrati, voi potete fare altro Guardano gli alberi che che telefonare. dondolano. No, ma loro perché non hanno potere neanche sui giardini, neanche sull'AMA, neanche sui vigili urbani, neanche sulla viabilità, perché Poi i sono poteri cittadini andranno a centralizzati. finire. Allora questa è la battaglia, lo dico che Hai finalmente capito? vedo Questa è dei la battuta che giovani. dentro io giù a Quello sentire la gente. che io apprezzo soprattutto, caro Presidente e caro Presidente, è che vedo dei giovani, perché io queste battaglie le ho fatte 50 anni fa, no oggi. Io l'ho vista nascere Porta Portese, come ho visto nascere Tiburtino. E quindi lo so le difficoltà che avete. Voi ce la mettete tutto e io vi apprezzo per quello che ci mettete. Però quei bivacchi anche in quarto municipio, alla metropolitana, è scandalosa. C'è gente che ci lavora, che non può neanche scendere dagli autobus. Adesso parleremo anche di quello. La delinquenza comune, che già, e non so, poi il Santo Padre ha ragione, accogliamo tutti, però non chi devasta le città, come sta avvenendo in quarto municipio. E il Presidente ce la mette tutto, ma non ha i poteri. Allora prendiamo quella telefonata, quella telefonata, Sono e due poi vi telefonate. ringrazio entrambi, perché non è facile far Stare in prima affrontare, linea e non certo. averne i poteri. Io 50 anni fa mi battei e non volli mai andare in Rai, perché la Rai non poteva all'epoca permettere di fare queste dirette. L'abbiamo inventata noi, con l'emittenza privata, avere questi confronti diretti. E io, dato che conosco qualche emittente privata che ho diretto, qualcuna, so come nasce. Via le telefonate, due telefonate, però voglio ringraziare la Presidente. Ma ringrazio anche lui perché non parleremo soltanto di Monteverde. Assolutamente. Pronto? Buonasera. Senta, mi rivolgo alla Presidente. Senta, Presidente, lei ha parlato di Virginia Agnelli. Bene, lei dovrebbe mettersi al semaforo con via Pietro Venturi e vedere che animaletti escono, che popò di animali escono dai buchi, dai fori, del recinto, delle mura di cinta di Virginia Agnelli. Poi credo che compete a lei, sotto il cimitero, diciamo, di
della parrocchietta, sì, c'è una pianta che si trova che divide le tue corsie. La pianta ormai pende tutta da un lato, per cui quando vai a fare la curva, tra un po' quei rami ti entrano dentro l'auto con tutti i finestrini chiusi. E la stessa curva, quella che dalla circoscrizione portuense si fa a destra sotto Villa Flora per prendere via Isacco Newton, non so se lei ha visto in che condizioni sono quei canneti, tra poco crescono che ti vengono pure addosso dentro l'autobus. Poi un'altra domanda, Presidente, ma a chi compete l'ultimo tratto di via Isacco Newton, quello che va dal PIM fino giù per prendere il viadotto o prendere la Roma Fiumicino? Perché quello è vero che quest'estate hanno tagliato l'erba sullo spartitraffico, ma l'hanno tagliata con il tagliaerba e lì l'hanno lasciata, non l'hanno tolta. Se lei fa i marciapiedi laterali tra canneti e piante, se uno può farsi una camminata, mi deve dire, dobbiamo camminare. Buongiorno. Va bene, ne parliamo. Però è un'educazione per i cittadini, devono conoscere le competenze. Perché se non avete le competenze, non potete fare altro che fare i postini e portare a segnalare, pregando gli assessori di intervenire. A volte oppure è meglio, visto che la politica è uscita sconfitta, chi governa? I magistrati? No. Come no? Avvocato, tu non è... In questo caso il magistrato non è che governa, il magistrato è un magistrato che fa, certo, l'assessore alla legalità, quindi è temporaneamente ha tolto la toga. Non tolgo la legalità, la fa qualcun altro, loro devono rispettare l'applicazione delle leggi, questo devono fare. Io l'ho spiegato a Di Pietro. Di Pietro non poteva fare, quando ha fatto tutto quello che ha fatto, non poteva fare le leggi, lui le deve applicare, il magistrato deve far applicare le leggi. La prima legge che dovrebbe approvare, caro Presidente, è il decentramento, dare i poteri a chi esce dalla casa propria e impatta con i cittadini. No, chi vuol gestire il potere dalle scrivanie. Prendiamo l'altra telefonata, poi voglio parlare del quarto municipio. Io non entro in trasmissione, ho affidato alle donne oggi. Vedo, tutte donne. No, tutte donne, sai perché? Perché l'inchiesta sul quarto l'ha fatta lei. Sull'ottavo sono venuto io con Francesca e con lei. Allora non entro né io in trasmissione, perché conosco o non conosco. Per esempio, ieri era presente l'assessore Civita. Ho parlato del potere della, come diceva Francesca, della cervelletta. Sì. Sì, il presidente non sapeva neanche, ma non è colpa sua, capito? Lo sai che c'è un collegamento tra Porta Portese e Cervelletta? Ah. Beh, meno male, così ce lo spieghi. Poi te lo dico. Guarda, lascio alle colleghe perché l'hanno studiato loro. Ma mi racconta questa cosa, se vuole. Sì, con il fratto vai. Prendiamo prima la telefonata, poi prima ancora. Prendiamo la telefonata. L'800. No. L'ultimo giorno della giunta Veltroni 2. Sì, vabbè. D'accordo. Io ero lì quel giorno. Prendiamo la telefonata. E ti ha fatto la cervelletta pure a te, guarda te. Gli abbettoni mi ha fatto. Mi ha fatto gli abbettoni. Pronto? Buon pomeriggio. E in onda, buon pomeriggio. Sì, buongiorno. Ci dica. Pronto? Senta, gentilmente, volevo parlare con la dottoressa Maltese. Stiamo qua. Ci dica. Senta, Presidente, gentilmente, io abito qui davanti alla scuola Federico Caffè. Sì. Ho chiamato anche stamattina al suo ufficio. Poi fortunatamente sono riuscita a contattare l'assessore alla mobilità, sì, Mondini. Lei sa qual è la situazione che ci abbiamo da qualche giorno. Allora, stamattina mi hanno detto una cosa che mi ha lasciato un po' perplessa, perché sembra che debbano fare addirittura un progettino
per ripristinare il servizio appunto di posteggio delle macchine davanti alla scuola e davanti alla relativa provincia. Ma da quello che ho capito qui andiamo avanti per le lunghe, lei sa bene qual è la situazione qui. Qui è un caos e da martedì che è successo questo fatto che hanno fatto questo blitz i vigili, è una cosa vergognosa perché le macchine non sanno dove metterle, chi si mette a spina di pesce, chi si mette per lungo, ma dico questa qui è stata una cosa veramente indescrivibile perché non è possibile fare un lavoro del genere quando purtroppo l'inciviltà da parte nostra è tanta, perché giustamente le macchine non vanno attaccate al muro perimetrale della provincia e della scuola, però ciò non toglie che se fossero state fatte le strisce come erano in origine 15-20 anni fa quando hanno modificato il posizionamento delle macchine, non staremmo a queste condizioni, lei ne conviene? Sì, adesso ne parliamo. Che le strisce non esistono nella fermata dell'autobus, se non esistono. Allora, noi adesso stiamo subendo una situazione veramente difficile. Io sono una settimana da che è successo questo che non mi muovo perché purtroppo ho dei problemi di deambulazione e di conseguenza se io mi sposto con la macchina la do. Va bene, signora, adesso ne parleremo col presidente, non c'è problema. Pronto? C'è un'altra telefonata? Pronto? Pronto? Buon pomeriggio, ci dica. Senta, è la presidente? Stiamo qua, parli, ascoltiamoci. Io sono una cittadina di qui, di via Edoardo Jenner, sì. E volevo far presente alla Presidente che abbiamo i marciapiedi tutti rotti, le mattonelle sono tutte alzate da tantissimo tempo e la gente ci cade in continuazione. Giorni fa è caduto un ragazzo con un bambino di 3 mesi. Io non lo so come si è salvato. Il problema... Guardi, è un pericolo pubblico. Sì, se perfetto. Lei gentilmente può fare qualcosa... Sì, adesso, adesso la Presidente ci risponde un poco spot su queste cose perché poi volevo passare al quarto municipio, sì, se no non riusciamo. Monopolizziamo troppo. Monopolizziamo. Allora, via Isacco Newton, il municipio arriva per capirci fino al cavalcavia, quindi tutto quello che c'è dopo il primo cavalcavia non è più, ma è undicesimo municipio, quindi anche la parte dei Canneti, diciamo, lì, e di quella parte è undicesimo municipio, ma poco importa perché poi non è che stiamo attenti, come dire, ai confini in questo modo. Spesso è capitato che ho segnalato cose dell'undicesimo e che il mio collega dell'undicesimo ha segnalato cose che al confine, insomma, non ci formalizziamo. Quindi grazie della segnalazione, lo diremo all'ufficio giardini, sia per quanto riguarda la pianta del cimitero, sia per quanto riguarda i canneti. Io stesso ho percorso quella strada venendo qua ed effettivamente la signora ha ragione. Per quanto riguarda invece la questione Federico Caffè, via di Villa Panfili, il muro della provincia, ecco, è vero, lì è stato fatto un intervento molto massiccio da parte dei vigili. È vero pure che lì c'è una disciplina di traffico molto, insomma, di qualche anno fa, che definiva il marcheggio a spina, lasciando un metro dal muro per permettere anche ai pedoni, perché è importante che le macchine circolino e posteggino, però anche i pedoni è altrettanto importante che possano circolare. In realtà lì la disfunzione è nata dal fatto che la riqualificazione di via di Villa Panfili, che è bellissima fino a quel punto con i marciapiedi fatti e le strade fatte nella precedente consigliatura, quindi da chi mi ha preceduto, di fatto però i soldi sono stati definanziati col piano investimenti, quello bloccato dal famoso patto di stabilità che tanto sentiamo parlare, ma che in effetti ha una ricaduta immediata sui cittadini, cioè si bloccano opere. Questi soldi non li abbiamo più avuti e quindi quel tratto che prevedeva il passaggio pedonale protetto, la messa a spina ordinata, quindi questa situazione, questa giungla da questo punto di vista determina situazioni anche di cittadini che hanno più volte esposto ai vigili il fatto che i marciapiedi erano occupati dalle macchine e quindi all'ennesimo esposto giustamente il comandante dei vigili ha fatto quel po' di roba. Cosa posso fare io? Ho detto subito agli uffici, lo avevo anche detto in passato, diciamo, ma diciamo che ho ribadito con forza, di poter mettere almeno una striscia per terra in modo da delimitare dove le macchine possono arrivare. I marciapiedi lì sono molto sconnessi, quindi anche la striscia è difficoltoso farla, ma comunque faremo subito, nei prossimi giorni, una striscia in modo che le macchine sanno che si possono fermare lì e lì non correrete il rischio di avere multe o portate via le macchine. Marciapiedi di via Jenner sono inseriti
nel piano investimenti di quest'anno. Quindi stiamo facendo il progetto per riqualificare i pezzi, quelli sono stati fatti male, il massetto è stato fatto male, la ditta l'ha rifatto in alcuni punti, ma insomma dobbiamo intervenire in modo massiccio, via Jenner effettivamente è pericolosa in certi punti. Quindi abbiamo disposto il progetto di riqualificazione, lo faremo a breve, una delle priorità. Perfetto, prendiamo l'altra telefonata e poi andiamo in quarto municipio. Pronto? Pronto? Buongiorno. Senta, io sono Roberto da Roma, volevo parlare con la Presidente del dodicesimo. Guardi, io di recente, l'altro ieri sono tornato da Lisbona e ho fatto altri viaggi in altre città capitali europee. Arrivo a Roma e come tanti altri cittadini si arriva veramente in una città così sprofondata in basso che veramente non si capisce per quale ragione in questi 2 anni, perché poi si dà sempre la colpa ad Alemanno, le cose sono veramente peggiorate di gran lunga. Senta, le posso chiedere di arrivare direttamente alla... Sì, arrivo subito alla domanda. Mi scusi perché... volevo parlare del marciapiede, prego, del marciapiede che è stato fatto con il precedente presidente Bellini, Piazza Dunant, vicino alla Uquim, eccetera. Sono stati fatti dei marciapiedi che attualmente sono veramente un disastro. Giù l'amplificazione. Avevano utilizzato del materiale. Pronto? No, non sono pronto. Allora, devono fare una domanda affinché i presidenti possano rispondere. Se ci devono spiegare che succede a Lisbona, a Berlino, io gli spiego anche quello che succede a Varsavia. Però io voglio domande e dare la possibilità ai presidenti di rispondere in maniera sintetica. E oltretutto dobbiamo far parlare il presidente del quarto municipio, che non è venuto a fare la bella statuina. Il presidente, lo ringrazio per quello che ha tentato di fare, è venuta con me in mezzo alla strada ad ascoltare i problemi della gente. Quindi, e quando la sua porta, io la conosco, entro come può entrare qualsiasi cittadino. Se qualcuno ci viene a dare la lezione, sono 50 anni che faccio questa trasmissione. Quindi, signore, ha detto che San Pietrino non mi interessa Lisbona, mi interessa di Burtino Terzo. D'accordo? Prendiamo l'ultima chiamata e poi passiamo al presidente. Pronto? Pronto, buon pomeriggio. Sì. Buonasera. Che piacere, presidente Sciascia, noi ci parliamo solo al telefono. Sì, ma finalmente è qui, adesso parleremo della Sciascia. Ma quando ci vieni? Vieni a Castello, ma da noi non ci vieni, Sciascia. Ok, adesso il presidente risponde. Come si spiega questa cosa? Ma ci siamo già parlati. Sono venuti tutti, cara donna, quell'altri Veltroni, tutti, tu però mai. Le devi spiegare perché non vieni da noi. Grazie. Allora, iniziamo proprio con il problema della cervelletta. Vogliamo spiegare un po' ai cittadini che non è proprio di sua competenza al 100% questa cosa. Poi una cosa ci tengo a dirlo, la signora è una signora che vive all'interno di uno dei casali che stanno all'interno della cervelletta. Sì, è vero, nel senso che la signora non l'ho mai incrociata, così come capita poi con molti cittadini del mio municipio, nel senso che lei lì vive in un'abitazione, quindi si parla di una... Ed è qui, diciamo, che nasce poi il contenzioso con l'amministrazione, perché nel 2001 la tenuta della cervelletta, che comprende un casale storico che sta ancora lì e che però è tutelato, come dire, anche da un punto di vista come bene archeologico, è tutelato quindi da questo punto di vista, ci sono una serie di casali che per anni sono stati abitati da persone che lì facevano un lavoro che era legato soprattutto alla coltivazione e alla terra circostante. Ora, nel 2001 Roma acquisisce tutta questa tenuta. C'è da dire che il verde, dal punto di vista proprio del verde, diciamo così, è addirittura tutelato da Roma Natura, quindi si parla di una vera e propria riserva naturale. E la signora vive, così come altre famiglie, all'interno di immobili che ricadono su questa tenuta della cervelletta. E l'ho fatto così per tantissimi anni. Dal 1900 che sono lì. Quindi da prima che l'acquisisse il comune, chiaramente a dopo. Ora il problema è sorto recentemente,
perché il comune, e parliamo già quasi grosso modo di un anno fa, sì, ha avviato tutte le pratiche per fare il cosiddetto bando delle terre agricole. Io non so se è stato fatto pure in dodicesimo, però ricordo anche in altri municipi di Roma, e per il quarto ha riguardato la demanda della Cervelletta. È evidente che nel momento in cui il comune mette a bando un'area, quindi era tutto compreso, come dire, il pacchetto, esclusa la torre del castello della Cervelletta, che era quella che dicevo prima, tutelata come bene pubblico, quindi quella era esclusa da questo bando, incluso c'era tutto il resto, quindi c'erano le terre, terre agricole, e c'erano anche i casali. Da lì nasce il contenzioso con l'amministrazione capitolina, perché il comune, per metterla a bando e quindi darle in affidamento al legittimo vincitore della procedura, deve chiaramente fornire poi questi beni liberi, sì, l'immobile libero da persone e cose, chiaramente, così come poi il verde circostante. Ed è qui che nasce il problema. In realtà questo è un bando che, ripeto, è stato fatto dall'amministrazione capitolina. Il municipio è stato informato, come posso dire, a cose fatte, nel senso che siamo stati informati cronologicamente, credo, 4-5 giorni prima che uscisse il bando. Io stesso presi una posizione netta all'epoca, perché sembrava che nel bando rientrasse anche questo bene tutelato, appunto, e invece pubblico, che invece poi si è capito in un successivo momento era stato stralciato e quindi conservato, anche perché tra l'altro è pericolante, quindi bisogna, il comune deve intervenire per rimetterlo in sicurezza. Dall'altro lato invece si è andati avanti per tutto il resto. Con tutto quello che poi ne discende, chiaramente, perché giustamente adesso il comune si trova a dover mandar via queste persone. Scusi se la interrompo, però queste persone sono 100 anni che sono lì. Adesso che facciamo? Le mandiamo via? Ci sono persone anche anziane, noi abbiamo conosciuto persone di 80 anni che sono lì, che vivono lì. Come pensate di agire? Ma allora, in realtà il problema è che chiaramente tutti questi ragionamenti, a mio avviso, andavano fatti evidentemente in una fase precedente, così come prima di pubblicare un bando. Esatto, così come una serie di rilievi nei confronti del terreno agricolo, che non mi risulta sia al 100% agricolo, ma soprattutto per un'agricoltura si parla addirittura, mi scusi se la interrompo, biologica. Sì. Per cui parliamo anche di un, c'è tutto un mondo dietro l'agricoltura, ecco, diciamo, biologica. Che, come dire, non è che siamo stati avvisati solo noi in ritardo, evidentemente è stato probabilmente alcuni passaggi sono stati totalmente lasciati a se stessi. Quindi oggi di fatto ci troviamo di fronte a questo problema. E appena abbiamo letto un articolo sul giornale, siamo stati contattati da voi, la signora poi l'ho già sentita in un'altra trasmissione televisiva, abbiamo cercato di capire con il comune come ci si sta muovendo in questa direzione. In realtà abbiamo parlato col patrimonio, che c'entra fino ad un certo punto, perché poi entra in gioco l'assessorato alle politiche abitative, perché chiaramente a queste persone va trovata una sistemazione alloggiativa. E abbiamo preso un appuntamento proprio in questi giorni, quindi la prossima settimana ho un incontro in assessorato al patrimonio, dove discuteremo di una serie di cose, tra cui anche il problema dell'assistenza alloggiativa, che però già so, mentre noi parliamo, che l'assessore Gattoi e l'assessore Danese stanno seguendo. E quindi da qui, insomma, a una settimana riuscirò almeno ad avere qualche elemento per dare una in risposta. Più. Per dare una risposta che vada incontro chiaramente alle esigenze di queste persone. Ora, per lo stato avanzato dei lavori, tutto può essere fatto nella legittimità da parte di queste persone che vivono lì da tanti anni. Di fatto che il comune, per continuare ad andare avanti nell'affidamento del bando, perché altrimenti si troverebbe ad essere sovraesposto nei confronti del legittimo aggiudicatario, deve in questa fase evidentemente trovare una sistemazione alloggiativa a queste persone. Prendiamo una telefonata. Pronto? Buonasera a buonasera. Tutti. Sarò telegrafico, Umberto. Buonasera, dottoressa. Buonasera, Umberto. Allora, veramente telegrafico. Vorrei dalla Presidente, dalla Maltese, se è possibile poter sapere in maniera approssimativa l'inizio dei lavori sul piazzale di Porta Voltese. Ciò che cosa vuol dire? Se iniziano i lavori vuol dire che il mercato è sistemato. Che pensi? Quale sarà la data approssimativa? 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 5 anni, fino a 15 anni leggo, perché 77 e 15 alla finire a 92, non vorrei a 92 anni fare l'inaugurazione, perché la voglio fare l'inaugurazione sulla piazza. Grazie, va bene, grazie.
Allora, il plus ha una vita, quindi per sistemare tutta, diciamo, la porta portese, quindi anche per riqualificarla con un nuovo assetto, ha un tempo fisico e questo tempo è la fine di quest'anno. Quindi è evidente, io ho un tempo che mi viene dato dalle norme sugli appalti e quindi queste norme sugli appalti determinano anche lì dei tempi e io credo che l'inizio più o meno dei lavori dopo Natale e questa risistemazione coincideranno in qualche modo, anche perché non può che essere così, perché è evidente se io devo cambiare panchine, sistemare alberi, è incompatibile con le bancarelle che sono sulla piazza. Quindi il tempo è quello che ci viene dettato, per fortuna, dico io, dal progetto europeo. Voi sapete che se non si fanno le cose in determinati tempi, il Comune di Roma perde anche Il tutto il finanziamento. finanziamento. E tutto il finanziamento sono più di 12 milioni, no, di più, 18 milioni di euro, perché ha compreso anche la sistemazione dell'ex GIL, diciamo, dell'induno dietro l'induno. E quindi è tutto un piano di riqualificazione che ha varie anime al suo interno. Una di queste anime, appunto, è il mercato, è la sistemazione del mercato. Ecco, su questo magari se mi posso così fare un altro punto di ricordare a Umberto, ma anche a tutti i cittadini, quello che ci siamo detti anche all'incontro recente dell'altro ieri, ma anche quello che ci siamo detti in passato, e quello che tra una quindicina di giorni io presenterò. Il progetto che è nato dalle idee che ho raccolto tra i cittadini e che i tecnici del municipio hanno messo sotto forma di progetto, ci siamo detti che faremo un incontro pubblico per presentarlo, quindi in quell'occasione anche avremo modo per ribadire tempi e modalità e soprattutto per dare l'ok a quella sistemazione. Ce la Perfetto. fai comunque, voglia, tu sei giovane e Perfetto. Quello che forte. sto vedendo è che i cittadini del dodicesimo sono molto più attivi rispetto a quelli del quarto nelle domande, perché dobbiamo Forse anche dovrei andarmi con strada, che mi parlare. conosco troppo. Mi sa che adesso parliamo anche di altre, oltre alla cervelletta, Volevo diciamo, di altri parlare un po' di problemi. San Basilio, un quartiere molto delicato. So però che lei, come mi ha raccontato quando ci siamo visti l'altro giorno, state prendendo delle iniziative. Ci racconta che iniziative e come pensa di agire sulla sicurezza di quel quartiere. Sì, allora, innanzitutto noi a San Basilio stiamo facendo un lavoro che ultimamente si è rafforzato chiaramente grazie al tavolo di orientamento che facciamo mensilmente, anzi più di una volta al mese in realtà, con il viceprefetto, da quando il prefetto Gabrielli ha dato questa opportunità anche ai municipi, quindi una sorta di piccolo comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, nei limiti chiaramente dei nostri poteri, delle nostre competenze, ma uno strumento importantissimo perché ci consente di monitorare costantemente quello che avviene sul territorio, in particolare poi nei territori più delicati come è appunto San Basilio, dove diciamo così, stiamo cercando di dare una serie di sostegni, come dire, di fa fare una serie di iniziative che siano volte anche a rafforzare un po' il senso di appartenenza comunitaria, da un lato, e dall'altro incentivare magari anche un aspetto importante come quello culturale. Non che questo, come dire, sia un elemento che automaticamente fa dissolvere come dire, la criminalità organizzata che a San Basilio comunque opera e quanto di negativo c'è da questo punto di vista, però è un elemento importante che dà un senso di appartenenza di comunità e soprattutto fa sentire probabilmente le persone meno abbandonate a se stesse. In questa direzione va ad esempio un centro contro la dispersione scolastica che abbiamo realizzato, ormai sono passati quasi 2 anni, proprio all'interno di San Basilio, insieme alla Onlus WeWord, che sta portando avanti un progetto appunto contro la dispersione scolastica a favore dei bambini che vivono a San Basilio, sia di concerto con gli istituti comprensivi e con le scuole del quartiere e tutte le altre associazioni che lavorano sul territorio di San Basilio proprio per lottare contro la dispersione scolastica e purtroppo questo è un fenomeno largamente diffuso poi non in tutto il Abbiamo municipio. due telefonate, Prego. mi scusi. Pronto? 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 Buon pomeriggio, ci dica. Buon pomeriggio. Scusate, io sono un'altra signora del Casale della Cervelletta. Perfetto. Ascoltate, allora il dottor Qua. Sciascia ha detto che se ne occupava il patrimonio. Allora, il patrimonio dice che si occupa le politiche abitative. Le politiche abitative dice che se ne occupa il patrimonio. Ci fate capire chi se ne occupa? La ringrazio. Prendiamo l'altra così vediamo se risponde a due contemporaneamente. Pronto?
Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio, ci dica. E niente, volevo chiedere al presidente della circoscrizione quarta della Tiburtina, farle una domanda. Però. Vada, su. Allora, intanto va bene, io lei ho ringraziare la circoscrizione per gli interventi, diciamo, sporadici ed estemporanei che sta facendo di pulizia, come l'altro giorno alle stazioni della metro di Rebibbia e di Ponte Mammolo. Però chiedevo, visto il buon esito, io abito a Ponte Mammolo, da Salte Pazzi, buon esito della raccolta differenziata porta a porta che abbiamo, che sinceramente ha aumentato il grado di vivibilità del quartiere, cosa aspettiamo a dire ad Ama, all'Ama, di estenderlo anche negli altri quartieri limitrofi? Perché sicuramente con una estensione del porta a porta si aumenta, si diminuisce il degrado. Anche Ho l'impressione che così sconfiniamo un poco dai poteri del municipio. Prendiamo la terza telefonata e poi risponde tutte e tre con te. Pronto? 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 Buon pomeriggio, ci dica. Buon pomeriggio a voi, buonasera. Volevo fare una domanda al Presidente, sono Maurizio e sempre io della Cervelletta. Ok. Sì. No, volevo rivolgere una domanda al Presidente, dove si conosce bene la situazione del casale, quindi la torre, che è pericolante, ma sono anni che comunque gestiscono con incontri politici o sociali o quant'altro. Oggi in questo momento credo che ci sia anche una specie di pizzeria o roba del genere, quindi se è pericolante non capisco come mai sono state le autorizzazioni. E la domanda che volevo fare è come mai in questi anni, sia con il presidente Caradonna, il quale l'ho incontrato più di una volta per avere anche noi un po' di visibilità su quello che in effetti rappresentiamo da quei luoghi, e ripeto, siccome so, io non l'ho mai incontrata, ma so che alla Cervelletta è venuto già qualche volta, e come ho avuto modo di dirlo già sia a Francesca che a Sara, non capisco perché in questi anni, dove oggi ci veniamo tacciati da abusivi, e in questi anni in effetti nessuno, e lei Presidente, sapendo che c'è questa realtà, nessuno è venuto lì per capire se queste persone erano abusive o meno, tant'è vero che, non so se lo sa, noi paghiamo addirittura una bolletta di 1.600 euro del nasone. Tanto così, tanto per... Perfetto. E tutte le utenze, ovviamente noi le usiamo, quindi le utenze vengono pagate. Perfetto, va bene. Adesso il Presidente risponderà a tutte e tre le domande. Allora, patrimonio, politiche abitative, io ho chiesto a tutte e due di essere presenti al prossimo incontro, quindi come dire, è evidente che non è una competenza di uno, solo di uno o solo dell'altro, perché uno ha la proprietà del bene e come dire, sa chi ci sta dentro, da quanto tempo e soprattutto a che titolo sta all'interno dell'immobile. L'altro, cioè le politiche abitative, è quello che invece deve intervenire per trovare una collocazione, quindi una soluzione abitativa alle persone che stanno all'interno degli immobili, per cui non è che decide solo uno dei due, ma è evidente che devono andare di pari passo. Per questo io l'incontro che ho richiesto chiaramente chiama in causa tutte e due gli assessorati, e mi auguro che da lì si possano avere diciamo delle informazioni un po' più certe. Ripeto, ad oggi però si sta lavorando, nel senso che questo problema lo si sta affrontando, io nello specifico non so bene gli ultimi sviluppi, ed è per questo che ho richiesto questo incontro. Sulla questione dell'abusivismo, non è che noi saniamo l'abusivismo se io, e ci andrò a questo punto, no, a trovare le persone che vivono lì, perché è altrettanto evidente che sull'abusivismo io non ho nemmeno la possibilità di accedere alle carte, perché queste stanno, come dicevo prima, all'interno dell'amministrazione comunale e quindi all'interno del patrimonio. Io mi rendo conto che si sta aprendo una controversia, è altrettanto evidente che una volta fatto il passaggio con gli assessorati probabilmente sarà necessario anche incontrarle, le persone che vivono all'interno di questi casali. Ripeto però che noi non saniamo eventuali, perché a questo punto dobbiamo parlare, io non posso dire altrimenti, situazioni di non perfettamente chiare all'interno di questi immobili con la visita del Presidente, ma che chiaramente a questo punto non mi esimo dal farlo. Le iniziative a cui si faceva riferimento sono delle iniziative di natura
culturale rispetto ad uno stabile che da anni fa quel tipo di attività, precludendo chiaramente la parte che invece è pericolante e che necessita di interventi. Ma è un casale, diciamo, che è aperto quotidianamente, pubblico appunto, e che dà modo di entrare e di visitarlo per quel poco, insomma, che ci abbiamo all'interno del casale da poter visitare. Però, insomma, da questo punto di vista mi farò carico, come già ho fatto in maniera più netta la prossima settimana, di portare le istanze delle persone che vivono lì, e sicuramente a questo punto cercherò anche di, anzi, se mi fornite pure, cioè, le lasciamo tutti i contatti. Tutti i dati. Pronto? 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 Buongiorno ai signori presenti. Buon pomeriggio, ci dica. Buongiorno. Senta, io volevo sapere, il presidente fa parte anche via di Burtina, la parte del campo per Conti? Certo. Sì. Sì. Sì, sì. Ecco, allora io vorrei sapere, là ci sono due palazzine, che sotto ci sono dei carabinieri, che sono circa 80 o 90 appartamenti, ci sono i carabinieri sotto, e quelle case sono ode, lei lo sapeva? Non ho capito la... Lei, la domanda qual è? Il fatto che... Rimane proprio attaccata al campo per Conti. Sono vuote queste case che stanno in questa... Sono più di 80 appartamenti, e sotto ci stanno i carabinieri. Ho capito. Davanti all'Inps, lo sento, sta all'Inps. Senta, possiamo prendere... Possiamo prendere certo esattamente l'indirizzo e poi andare a informarci. Ci sono due ore lunghe, mi pare che sono 40. Ci può chiamare dopo e ci può dare l'indirizzo esatto, perché così poi possiamo controllare. Controllare esattamente. No, perché davanti all'Inps ci sono dei condomini, quindi non immagino che si riferisca a quello. Dietro i condomini. Non abbiamo il numero civico, anche perché ho tanti appartamenti vuoti, insomma. Poi non ho capito se è all'interno diciamo, del perimetro del Per Conti. Glielo facciamo se sapere Franco dopo. Se Franco ci richiama dopo le 16, poi torniamo tutti i dati al presidente. Sì, perché sennò così andiamo. C'era un'altra ultima risposta sulla... No, sì, era sulla questione dell'AMA. Allora, in realtà abbiamo fatto un buon lavoro insieme ad AMA, devo essere sincero, dirlo, insomma, perché l'anno scorso abbiamo esteso il porta a porta ad altre aree del municipio, oltre quelle nelle quali era stato già introdotto nel 2006, ed è stato un lavoro molto utile, perché poi siamo riusciti a raggiungere alcuni quartieri anche al di là del grande raccordo anulare, penso a Sette Camini, Case Rosse o Casal Monastero. E poi siamo riusciti a coprire anche alcune zone di Casal dei Pazzi. Ora stiamo in realtà chiedendo ad AMA uno sforzo in più, chiaramente, dell'estensione di questo sistema, perché nel nostro municipio oggettivamente sta funzionando bene all'interno dei quartieri popolari, allo stesso modo che nei quartieri dove la residenzialità, diciamo, è privata, di case private. E nello specifico, chiaramente, abbiamo già avanzato la richiesta di poter completare quel percorso che abbiamo iniziato l'anno scorso insieme ad AMA. È altrettanto evidente però che i fondi ad oggi non ci sono. Però lei, le volevo fare la stessa domanda: ma se per caso la pulizia delle strade fosse gestita direttamente dal municipio, il municipio sarebbe in grado di poterlo fare? Una sorta che l'AMA demandasse a chi conosce meglio il territorio, gestire non solo il verde, come parlavamo con la Maltese, ma anche la pulizia delle strade. Allora, io... No, prego, Presidente, prego. Sono venuto per dare alcune risposte, sia sulla cervelletta che a Franco, che amichevolmente gli dico una B2. Di questa trasmissione a me fa piacere, oltretutto, quando segnala le cose, però io do sempre un'informazione, cercate di informarvi, perché quelle case, gli 80 appartamenti di quali parla, sono di un privato. È dentro per conto. Appunto, quindi non è che ne dispone l'assessorato alla casa, nel presidente, tantomeno il presidente. Era infatti la domanda che avevo fatto, se stava all'interno del punto verde. Era ovvio, no? Se sapesse, forse non sa, perché dato che ha detto con insistenza, ma ci sono tutti i carabinieri, è quello che mi preoccupa a me, non perché ci sono i carabinieri, perché i carabinieri pagano l'affitto. Capito? Mi preoccupa quello. Questo magari lo verifichiamo. Insomma, ecco, perché, allora è giusto, il presidente altro... che dice, sì, ma noi... Già c'è stata segnalata questa cosa e abbiamo cercato di farlo.
Per quanto, caro Presidente, riguarda la cervelletta, quel signore che ha telefonato, le signore che hanno telefonato, sanno perfettamente che sia Francesca che Sara l'hanno intervistati. Dato che io sono un giornalista che non fa i titoli, per rispetto al Presidente, prima di mandare in onda il servizio che abbiamo fatto, abbiamo aspettato che fosse presente il Presidente, perché sarebbe stato scorretto inviarlo in trasmissione e non parlare della cervelletta con le dichiarazioni della gente. Quella che è la domanda, visto che ho l'avvocato che mi difenderà, io devo sapere, perché dato che per la storia della cervelletta dovremmo stabilire Garibaldi, perché stiamo parlando dell'Ottocento. Poi io voglio sapere chi erano i proprietari. Se dal comune è stato espropriata quella. Non so questa risposta. E tu sei tutto, apposta te lo sto dicendo, perché dato che ha detto che lei sa tutto. Me l'ha appena detto. Allora. Mannaggia. Adesso, dato che l'assessore è alla casa e ai servizi sociali riceve i movimenti, non ho capito perché non riceve anche quelle persone della cervelletta, che ci dovrà dire dove mette quelle persone che dall'Ottocento quelle famiglie sono insediate là. Non da oggi. Allora, è stato espropriato? Lo so, avvocato. Sono fatto uno scambietto. È uno scambietto, ho capito. Lecito, è tutto a posto. Però uno scambio, una permuta. Tutto a posto. Di chi è la competenza? Hai capito, avvocato? Allora, una collega non è che da oggi fa il giornale. Non da oggi, fa la giornalista. Le altre sono abbastanza giovani. E noi facciamo sempre l'arco ai giovani, ma sono agguerrite, però, e tutto quanto. Ma noi siamo pronti a mandare in onda tutto, ma a chiedere le spiegazioni senza avvalersi della privacy, perché la Costituzione, forse lo ricordo a qualche assessore, a tanti assessori, poi ma l'arco pure, sanno che gli atti sono pubblici. Allora, noi quello che vogliamo sapere, e ti diamo mandato a te, Presidente, ci facci la storia. Perché prima di sloggiare, giustamente, quel signore che ha telefonato, dice, ma se è pericolante, che ci fa la pizzeria? E c'è pure che ci fa la macelleria. Veramente, sì. Certo. Allora dobbiamo vedere l'attinenza di chi ha vinto il bando, per farci che? Agricoltura? Voi chiediamo delle spiegazioni, non le chiedo. Io le chiedo come giornalista, e così le colleghe che sono qua, ma io lo chiedo alla pubblica amministrazione, per semplice fatto che io ho invitato Atos De Luca, Presidente della Commissione Ambiente, là c'è una entità, che è una struttura, come si chiama, chi la gestisce? Un ente. Roma Natura. Roma Natura. Quella è la riserva naturale. È che che poi che te ne cito un po' di avvocare, a me non mi puoi provocare, perché tante riserve naturali dove ci hanno costruito i capelli. I cosi là, i multipiani, dico, o i palazzi, io te li do tutti i nomi, però io, dato che sono uno corretto, le colleghe mi hanno relazionato, perché io non sono potuto andare alla cervelletta, perché sai, ho dei problemi in questi giorni, però loro l'hanno fatta queste inchieste, tant'è vero che io ho parlato con la detta stampa del Presidente, perché adesso alla stazione di Burtina è tutto regolare, però i bivacchi pure sono regolari,
lasciare tutte quelle 300 bottiglie o 500 di ubriaconi che invadono la metropolitana, che la gente ha paura di uscire da casa. E allora ho detto a Francesca e a Sara di mettersi d'accordo con il presidente per fare un giro nel quartiere e dire quello che noi riceviamo dalla gente, perché la gente di Burtino è più sveglia di quello che pensate. Conosciamo i problemi e tante battaglie abbiamo fatto. Adesso prendo le telefonate, ma lo devo spiegare anche ai telespettatori. Non è una difesa, perché sono poi lei è avvocato, il presidente è bravo di suo, però noi tutto il giorno fino alle ore 18 riceviamo telefonate di cittadini. Ma vogliatemi bene, tu, avvocato maltese, hai fatto parte della giunta capitolina, come è mandato da tutti. Poi c'è Torquati, Adesso sì, Torquati lo sto cercando perché è un po' a lui. Però se non fate la battaglia... Lui è testimone, guarda. Ho capito, sì, ma non potete rimanere inascoltati. Ho capito, certo. Sui voteri, a te ti sono arrivate telefonate, ma hai titolo per intervenire? No, non hai la delega. Ecco la difesa. Allora andatevene a casa, dite a Marino o a chi per lui, a Renzi, a chi vi pare, se voi state là a fare gli usceri della giunta, non accettate, ribellatevi a questo, perché dove voi aprite la porta di casa, l'ho detto, e vi trovate i cittadini ai quali non siete in condizioni di dare le risposte per mancanza di competenza. Non che voi non la conosciate, non avete la delega. Dalle stesse urbane, finalmente, per quel signore del porta a porta, adesso la privatizzano. Così ritorniamo a... No, guardate, è pronto, la CEA, Caltagirone. No, mi sto sbagliando, sto facendo un po' di confusione. Non vedo l'ora. Capito, io poi mi imbroglio, capito, a parlare, perché non le so bene le cose, capito? Dice avvocato, mi riprenderei. Sì. Va bene, allora guarda, prendo due telefonate perché sono pronti. Privatizziamo i giardini, la privatizzazione. Io con la mia idea di socialista non sono contrario alle privatizzazioni. Però no, che i padroni. Attenzione. Apposta, avvocato. Sui rifiuti, attenzione. Se attento lui. No, io lo so. La battaglia di qualcuno la conosco. Perché 14 o 20 ingegneri della CEA sono andati con pari funzionari dell'AMA. Io ce l'ho tutti i nomi, perché ho superato i 18 anni. Già, e anche questi grandi scienziati, perché Roma è di rincoglioniti, così la dico io, perché stiamo prendendo i direttori all'estero, prendiamo da tutta l'Italia, l'assessore al traffico, che non sta a Pordenone, deve governare Roma per il traffico, o dove sta lui. Tutti questi nordisti che arrivano qua e ci spiegano a tutti quello che dobbiamo fare. Allora cacciano via i funzionari per incapacità, oppure bisogna che conoscano Roma. Perché io a Marino un giorno gli ho detto soltanto una cosa. Tu sei onesto, intelligente, quello che ti pare. La conosci Roma. Oltre che Roma devi conoscere anche i romani. Vedi, non te l'ho detto in italiano. L'ho detto in romanesco. Perché bisogna conoscere le difficoltà di Roma. Perché se no non puoi venire a fare Salvatore della patria.
Io poi sto con Garibaldi. Pure io. Chi pensa ieri. Pronto? Pronto? Buonasera, buonasera dottor Selli, buonasera a tutti. Ciao, buonasera. È un po' che aspetto per fare la domanda alla dottoressa Maltese. Come dottoressa, io abito al capolinea del tram 8, che meno male che ce l'hanno rimesso. Sì. Però mi scusi, ma come mai non si vede mai un vigile in tutta la piazza San Giovanni di Dio, ai Colli Portuensi? Ma abbiamo fatto un servizio, abbiamo fatto un servizio su piazza San Giovanni di Dio. Sì, adesso ne parliamo. Comunque i vigili sono, anzi, si sono lamentati del contrario ultimamente, perché se li mandi, perché li mandi? Se non ci vanno, perché non ci... Io posso dire che tu hai la fortuna che un comandante che sta in quella zona è eccezionale, e conosce molto bene il mestiere. Molto risoluto. Al contrario, no, non posso dirlo. Non puoi dirlo. No, al contrario di chi? Non posso dire. Ciò il vedo. Pronto? Perché conosce Roma, avete capito? Comandante di quel municipio. Pronto? Conosce Roma, prego. Volevo continuare a chiedere, sì, in occasione del giubileo per la stazione Trastevere è prevista per caso una sorveglianza speciale? Sì, l'abbiamo appena detto, comunque glielo ripeto, ecco, sì, la riqualificazione della piazza, e anche noi abbiamo fatto un coordinamento come municipio. Perché la sicurezza, quando c'è degrado, ma anche diciamo situazioni di fragilità sociali come quelle appunto dei barboni, insomma, che ci sono lì, delle persone senza fissa dimora, eccetera, abbiamo fatto un pool, un tavolo di coordinamento tra le associazioni di volontariato, la sala diciamo dei servizi sociali, il municipio, i carabinieri, e quindi creeremo questa unità che collaborerà per far fronte alla sicurezza. Grazie. Ma anche al sostegno sociale, ma pure la rimozione di San Pierini. No. Ma lei non ci sta? Quale rimozione? Io non ce l'ho. C'è un paio di strade con San Pierini. Ecco, io me ne sono presi San Pietrini, sì, però. Di via Marsala. A Roma io non le esercitate proprio. Capito? Non dico allora dove l'ho messo. No, prenda prima la telefonata, prima dello spot. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Buonasera. Sentite? Pronto? Sì, buonasera. Allora, io parlo a nome non mio, ma di centinaia di persone che hanno vinto un concorso a Roma Capitale. Oddio. Le cui graduatorie sono rimaste appese in attesa della modifica di questo secondo anno del piano assunzionale. Ora, i presidenti di municipio, io vorrei fare una preghiera appunto a nome di tutte queste centinaia di persone che vantano un diritto soggettivo derivato dalla Costituzione, che è quello di premere affinché vice sindaco Causi e chiunque ha delle responsabilità riguardo a queste decisioni sulle nostre assunzioni, premano affinché si tenga conto di un sottorganico che è all'interno dei municipi, e che sarebbe meglio preferire degli istruttori, per esempio, culturali, turistici e sportivi, la categoria di cui io faccio parte, per esempio, piuttosto che subappaltare ad associazioni culturali, sportive o di varia natura, che vengono a costare in un certo senso di più, perché si paga una professionalità inferiore, e poi non si dà uno staff che costante all'interno del territorio, ok? Quindi questa era una preghiera affinché anche loro si interessino alla nostra situazione. Grazie. La ringrazio. Abbiamo fatto un appello noi presidenti, sì, per questo concorso. No, ma io volevo sapere, concorso, eh? Ma lo conoscete il vice sindaco? E certo. Ah sì, no, non lo so perché, sai, me l'ho distratto, perché a un certo punto non so se... La competenza che ce l'avete, voi avete fatto l'appello. Abbiamo fatto un appello per sbloccare alcune situazioni. Sì. Però il signore diceva un'altra cosa. Ma vogliono i soldi poi? Perché a me qualche una vocetta mi ha detto sì, assumiamo, ma poi i soldi, il stipendio, gli paghiamo? Il punto è questo, che attualmente le assunzioni sono bloccate dal patto di stabilità. Infatti. E questo è un punto. Poi abbiamo un'altra questione che poneva il signore, che io trovo molto interessante, che è quella della competenza e della professionalità dei dipendenti del Comune di Roma. Lui dice: perché esternalizzare tutte le funzioni, anche quelle diciamo così di coordinamento sportivo, culturale, eccetera, a realtà esterne, quando si potrebbe coltivare
una professionalità all'interno del Comune di Roma che è data appunto da queste nuove assunzioni, ma anche da quelli che già ci sono, che hanno comunque delle competenze. Ecco, io trovo che questo sia un punto che noi dobbiamo affrontare molto seriamente. Cioè la formazione per continua dei dipendenti, la valorizzazione delle risorse che ci sono, perché ci sono veramente delle risorse incredibili, umane e professionali dentro il Comune di Roma, che da troppo tempo non sono valorizzate. Questo è quello che penso. Grazie, avvocato, sai che tu hai una dote che mi fai tornare giovane. Allora io ero nata nel 60. No. Non eri nata. No. Ma io apposta avevo detto, tu neanche eri nato. No, lui per niente proprio. Allora dovete sapere che per caso, non so, me ne sono occupato, non so a che titolo. Io me lo ricordo a che titolo. Ma i dipendenti, fra i dipendenti del Comune di Roma, nel 1960 parlavano tutti due lingue. Capito. E sapete chi? Gli spazzini, i raccoglitori, i giardinieri, i vigili. Ci fu una selezione fra i dipendenti del Comune di Roma che furono mobilitati per tutte le Olimpiadi del 1960. Tutti, anche il più umile degli spazzini, parlava due lingue e furono inseriti, non mi ricordo da parte di chi, mi sembra che si chiamasse Andreotti, che era responsabile delle Olimpiadi del 60. Io non so che stavo a fare, però ero coinvolto. Parlavano tutti i due lingue e vogliamo provare a fare la stessa cosa tra i dipendenti del comune? Oddio, può essere però che qualche laureato lo trovi. Dire, ma non so, no, 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 non lo so. Dei corsi parlavo, di formazione, però tutti, sai chi è, no? La maggior parte nel 60 c'erano ancora tanti reduci che hanno avevano difeso la patria. E no, dato che erano stati prigionieri in Germania, erano stati prigionieri in Inghilterra, erano stati prigionieri dappertutto perché a noi ci sequestravano tutti. Capito? Parlavano tutti le due lingue. Non mi ricordo però chi erano le persone che avevano gestito questo servizio. Non me lo ricordo. Prendiamo lo stacco pubblicitario, poi voglio parlare col Presidente del Quarto e con te perché tu... sai tutto di tutti. Sono secchiona. Poi dopo ti dico la storia di Portaportese. La storia di Portaportese. Dai. E te la racconto dopo. Bene. Io sono nato là, capito? Quindi sto là vicino. L'hai vista tu. Fiore tra i fiori, sboccia nel cuore dell'Appia Antica la flora vivaistica del Lazio. Non solo verde, ma anche profumi, aromi e sapori. Venite a trovarci in via Appia Antica 172. Solidarietà ai lavoratori del Recup. Questo l'appello rispetto al quale chiamiamo a pronunciarsi i nostri telespettatori. Firma anche tu la petizione che troverai sul sito web https://goo.gl/gl2
GXL oppure sulla pagina Facebook Noi Coop Lazio e con la quale si chiede il tuo sostegno in difesa del posto di lavoro di diverse centinaia di persone in gran parte diversamente abili. Facciamo sentire la nostra vicinanza a questi lavoratori invitando le istituzioni a non smantellare uno dei momenti di maggiore efficienza della sanità laziale. La sollecitazione è quella di ritirare l'attuale bando e soprattutto, introducendo le tutele previste dalle clausole sociali come vuole del resto la stessa normativa nazionale e europea. Manifestando il tuo impegno con la difesa del Recup, non esprimi solo la volontà di sostenere il diritto al lavoro di tante persone portatrici di handicap, ma dimostri di voler difendere una parte essenziale del tuo diritto alla salute. Bravo. Allora, due telefonate per cortesia, poi parleremo anche della cervelletta col coinvolgimento della Marchesa. No, 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 troppo comodo. Siete troppi gli spettatori, siete troppi. Quelli che agiscono ci servono a noi. Pronto? Pronto, buonasera Ivano Selli. Ecco qua. Complimenti, io lo seguo da tanti anni tutti i giorni. Io volevo chiedere una cosa, se è possibile. Gli chiedo scusa. Costrizione. E qui è Giardini Nomentani, è un disastro con le erbe, con le cose. Volevo sapere quando le tagliano. L'erba, io signora, io ho raccontato. Prendiamo delle mucche. Attenzione, c'ho rientro d'audio. Io sono andata alla Digos perché c'ho un nipotino, figlio di mia figlia, che è piccolo perché stava a giocare mezzo a un prato. Si è perso. E ho dovuto chiamare la Digos perché l'erba era talmente alta che mi ero perso. Ma ha ritrovata la Digos. Anche i cani si perdono, perché cani e ragazzini. Appunto. L'altra telefonata, adesso glielo diremo. Perché qualche assessore nel passato ha abolito il servizio giardini, anche se in organico c'erano 300 giardinieri, però lui ha detto non facciamo più bandi, perché meno cura di troppi i giardini. È così. Pronto l'altra telefonata? Sì, pronto, buonasera. Salve. Senta, volevo farle una domanda a lei, dottor Selli, anche al presidente. L'altra sera mi trovavo nel mio circolo al Trullo, e c'era, diciamo, una senatrice che, diciamo, un po' mori in petizione, diceva che Orsini voleva chiudere il nostro circolo perché nel periodo delle elezioni noi avevamo avuto un incremento di tesseramento. Dove stava? Dove abitava? A Via del Trullo. Cioè, la sezione è di Via del Trullo. Oh, io domando, dico, ma è possibile chiudere è possibile chiudere un circolo per dei circoli perché pensano magari che c'è stato, diciamo, per favorire quello o quell'altro, no? Volevo sapere cosa ne pensava lei, che questa è la politica veramente qui andiamo proprio il circolo PD, no? Grazie. È una questione che riguarda i circoli. L'altra telefonata, e guardi, domani credo, se non ricordo male, ci sono altri presidenti di municipio, però Stella Maltese o Sciascia conoscono la risposta, se no ci informiamo noi. Ci informiamo noi e faremo sapere la notizia. L'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì. Buonasera. Senta, io sono una cittadina onesta che pago le tasse. Io pure. Abito a Casabertone. C'è un degrado qui a Casabertone vicino alla stazione di Burtiera, non so se lei la conosce. La conosco, signora. Allora, abbiamo il mercato sotto casa, c'è la rombulanza che deve passare, cioè stanno le cassette, prima di passare la rombulanza devo togliere le cassette, c'è uno schifo, la mondezza per terra, non c'è un vigile del quartiere, non c'è un poliziotto e non c'è niente. Allora io dico una cosa, molto sull'auto ci sono questi tutti stranieri che ti danno fastidio,
non puoi camminare per strada che ti danno fastidio. Io non so come mi devo l'altra volta mi hanno detto pure delle parolacce per strada, sono andata ai carabinieri, mi hanno preso pure in giro. Signora, purtroppo con la politica che si sta facendo, questo lo dico fuori della trasmissione, anche se sono in trasmissione lo dovrei dire, ma con questo permissivismo che si sta alimentando, cioè poveretti, poveretti, però non possono essere poveretti quelli che commettono reati. Hai capito? Io purtroppo, non perché so vecchio, perché qualche volta per lavorare vado in giro nel mondo, devo vedere come rispettano le leggi loro, guardi. E qua però con volemose bene tutto quanto, finalmente gli stessi poliziotti non sanno che fare, non sanno che fare. Perché dicono noi li arrestiamo, li facciamo, dopo un'ora stanno là e ci fanno le pernacchie. Avete capito qual è la situazione? Questo qua si sta degradando lo stato civile. Oh, però l'Europa ha aperto le frontiere per 40.000 immigrati, no? Per lo smistamento in altri paesi, finalmente siamo riusciti, una cosa buona appunto, che abbiamo fatto, appunto, a far passare l'idea appunto che l'Italia accoglie, perché è una penisola, quindi gioco forza è aperta al mare da tutte certo, le, quasi le sue parti. Però a Dublino non c'ero io, però Schengen non c'ero finalmente, io. Finalmente l'Europa, la Francia, la Germania hanno deciso di fare il piano di accoglienza, quindi molti di quelli che i famosi transitanti, quelli che erano veramente decine e decine di migliaia che transitavano da noi per andare all'estero e trovavano le frontiere chiuse, adesso c'è un piano di contingentamento per paese europeo e quindi questo dovrebbe migliorare anche lo stato delle nostre città. E farlo congiuntamente, perché sennò qua si apre, qua si chiude, qua si apre, domani certo, qui c'è il tema con i paesi dell'est, però di fatto perché prendono più la posizione italiana per la prima volta in Europa è stata sulla questione dell'immigrazione, è stata presa in considerazione, quindi su questo Renzi ha ottenuto un punto, diciamo così, di avanzamento rispetto al tema dell'accoglienza quello che manca non è il tema dell'accoglienza, perché l'Italia in questo ha insegnato tanto, anche perché è un paese che accoglie. Secondo me manca in Italia la cultura dell'integrazione, che fa la fortuna dei grandi paesi europei. È la differenza che passa tra noi e la Germania. Finché noi avvertiremo la questione dei richiedenti asilo politico come un tema esclusivamente di natura di accoglienza, e quindi come e dove li sistemiamo per un periodo X, allora io credo che continueremo a sbagliare nell'impostazione. Dopodiché, no, i transitanti che diceva la Presidente, in realtà anche prima passavano serenamente, in modalità chiaramente illegale. Noi in municipio purtroppo avevamo uno dei tanti scali, come posso dire, che da Lampedusa portavano nel nord Europa, che erano fuori da qualsiasi tipo di controllo e di verifica della legalità, perché si sottraevano ai controlli appena sbarcati, quindi ce n'erano tanti. Oggi i paesi europei si sono accorti che comunque, nonostante loro e anche la Germania, queste persone comunque alla fine arrivavano, per cui di fatto il Trattato di Dublino era in vigore per metà, ma lo è sempre stato. Ok, oggi si è secondo me sanato un percorso, però ripeto, la differenza tra noi e la Germania è il fatto che loro fanno una politica di accoglienza e integrazione. Noi ci fermiamo, nella migliore delle ipotesi, quando ci riusciamo, all'accoglienza, che va bene, va benissimo, ma che se una persona non riesce ad integrarsi, perché arrivano, ad esempio, mi ha colpito, sì, la Germania dice sì ai siriani, tra i siriani ci sono ingegneri, insomma, gente professionale. Però i numeri sono talmente ormai enormi, perché poi c'è un tema anche dello stato, come dire, di politica nei paesi, no, Siria, di guerra, che ormai i numeri sono talmente grandi e talmente elevati che il tema non è più l'integrazione, secondo me, ma è come far fronte a questa massa di gente che scappa dalla guerra. Io penso però che l'integrazione scatta una volta che loro decidono in quale paese vogliono andare. Perché se no, cioè è vero che facciamo, se no che fa? Accoglienza è la prima cosa. Scusi, lei ci rimarrebbe in un paese, no? Che ci impiega, se tutto va bene, un anno per definire se tu sei o non avente diritto di richiedente asilo, no?
poi magari nelle condizioni in cui sono costretti a stare, ecco, io sfido chiunque a dire se questa rimanere o meno in Italia. In Svezia è uguale, in Svezia te, cioè, hanno lo stesso. Io non ce la faccio a fare i paragoni con... No, comunque posso tornare alla domanda della signora? La signora chiedeva, diceva una cosa di Casal Bertone, che è un quartiere da noi, e due temi, no? Quello della sicurezza dei vigili e l'altra questione del mercato. Il mercato di cui la signora parla, noi aspettiamo che venga spostato di sede dal 2005. E dal 2005 è in vigore un accordo di programma denominato appunto Casal Bertone Ponte Mammolo, che avrebbe dovuto, a fronte dell'edificazione di alcune palazzine, costruire una serie di servizi pubblici, tra cui anche la nuova sede del mercato rionale del quartiere di Casal Bertone. Oggi Caudo, non oggi, un anno e mezzo che ci sta lavorando, ha rimesso in moto questo percorso dell'accordo di programma che era totalmente fermo. Si stanno portando avanti i lavori della nuova sede del mercato, che verrà spostata a Via Poglio. Tra l'altro si sta cercando di tutelare una serie di ritrovamenti archeologici, e quindi probabilmente questi verranno tenuti a vista e fruiti anche dal pubblico, nonostante siano all'interno di un mercato rionale. Io mi auguro che questo percorso possa essere chiuso nel più breve tempo possibile, ma ripeto, l'accordo di programma dal 2005 ad oggi si sta sbloccando, non sono parole, perché un parco pubblico che doveva essere costruito e realizzato per il bene del quartiere, oggi, mentre noi parliamo, ci stanno lavorando, la ditta, diciamo, che aveva firmato l'accordo di programma sta lavorando a quel parco. I vigili di quartiere, un attimo, chiudo. Prego, è l'unica cosa che, come dire, una delle novità che ci ha consentito l'amministrazione comunale. L'assessore Leonori prima dell'estate chiese a tutti i municipi se avevano delle zone da inserire all'interno della cosiddetta ordinanza anti-alcol, che chiaramente è per un periodo estivo. Come municipio abbiamo aderito per la prima volta in assoluto nella storia del municipio, siamo riusciti ad inserire alcune vie, tra cui appunto quelle di Casal Bertone. In realtà in maniera un po' più chiara, tutta via di Portonaccio fino all'incrocio con Casal Bertone, praticamente quasi a ridosso del confine con l'altro municipio, che è il Quinto. Che cosa prevede questa ordinanza? Prevede chiaramente un maggior rafforzamento delle pattuglie dei vigili della Polizia Municipale, quindi una maggiore presenza, soprattutto nelle ore notturne del venerdì, sabato e domenica, e questo fino a metà ottobre. Ti ringrazio, Sciascia, però peccato che 3.000 vigili non vengono assunti dal Comune di Roma, perché l'organico dei vigili, mancano 3.000 vigili. Io ne ho 200 su tutto il municipio, appunto, siamo a una media di 0,80. Seconda cosa, Sciascia, ho appreso con molto piacere le tue parole. Ne faccio tesoro e ti invito in trasmissione, perché tutti quei mercati in quella zona, in particolare anche a Casal Bertone, sono in sede impropria e non ci dovrebbero essere per legge. Ma quello che è grave, e questo è successo anche alla Garbatella e succede anche a Piazza San Giovanni di Dio, che non vogliono entrare nei mercati, perché preferiscono stare sulla caia, cioè sulla strada. E allora, con questo argomento, io ti invierò con molto piacere anche sull'integrazione. Volentieri. Anche sull'integrazione degli indesiderati o di chi commette reati. Purtroppo ho girato il mondo e purtroppo lo conosco, perché sono molto più grande di te. Però accetto la tua esposizione, perché è un'esposizione intelligente, però mi ci confronto leggermente insieme alla gente, perché chi commette reato... Sono cose diverse però, eh? Appunto. Chi commette reato basta, punto. Attenzione, no, e magari chi commette reato rimane lì. Io li rimanderei a casa loro, però quando commettono i reati, e la scontare la pena nelle loro carceri. Ma in tutti i modi ci confrontiamo, perché condivido molte cose che hai detto tu e che ha detto la Maltese. Vi ringrazio, presto ti riaspetto. Grazie. Qua dal tuo municipio. Grazie, arrivederci. Arrivederci a te. A domani. Hey, hey, in quel...